Ciao a tutti, oggi voglio parlare della trasformazione di una caldaia a pellet non autopulente, quindi una delle peggiori ipotesi per questa trasformazione, da pellet a nocciolino. Il nocciolino sono le nocciole delle olive macinate, sono molto più sottili del pellet, hanno una resa maggiore e costano meno. Allora, il problema di fondo è che il nocciolino è molto più piccolo del pellet, quindi passerebbe attraverso i fori del vostro bruciatore. La modifica è semplice: da qualunque fabbro si prende un pezzo di rete metallica di 1,5 mm, 2 mm, semplicemente si sagoma a misura e lo si inserisce dentro. Ovviamente questa, come vi dicevo, è l'ipotesi peggiore. La mia, non essendo autopulente, ogni giorno dovrò scendere giù e pulire il bruciatore a mano. Però il risparmio a fine anno è consistente, soprattutto se il nocciolino lo trovate intorno ai 3 euro, 3 euro e mezzo al sacco contro i 4,80 euro del pellet. Come vi dicevo, l'ho già usato un inverno, mi sono trovato molto bene. Le polveri ci sono, è inutile dire il contrario, però se cominciate a consumare un sacco, due al giorno, a fine anno avrete un risparmio consistente, insomma. Per quanto riguarda i settaggi, bisogna aumentare il giro fumi, bisogna diminuire l'alimentazione del pellet e tenerla sotto controllo. Io ho aumentato tutto del 20% e diminuito del 20% l'immissione del pellet, quindi anche lì c'è il risparmio, lo vedete immediatamente. Dove consumavate un sacco e mezzo di pellet, ora consumate circa un sacco di nocciolino. Adesso vi faccio vedere la differenza tra il pellet, che tutti conosciamo, e il nocciolino di cui vi parlavo prima. Come vedete, la differenza in termini fisici è notevole. Ora, io ho tolto la griglia di cui vi ho mostrato prima da dentro il braciere. Se usassi il braciere normale col nocciolino, questo sarebbe il risultato. Vedete? Non brucerei nulla, perché il braciere ha dei fori da 5 mm. E salutiamo anche Lucy. Lucy. Mentre per usare il nocciolino occorre una griglia con fori da 3 mm. Io l'ho sagomata apposta per infilarlo dentro a misura, poi lo incastrerò. Qui mi riallaccio quindi a quanto vi ho detto prima: bisogna regolare in modo più fine possibile la ricetta della stufa o della caldaia per far sì che venga bruciato in modo corretto il nocciolino. Quindi 20% in meno di velocità di coclea e 20% in più di aria nel giro fumi. Quindi a parità si consuma meno nocciolino. L'ultima cosa da dirvi è l'odore. L'odore è un po' più acre, un po' più forte rispetto al pellet. Quindi se avete la canna fumaria vicino alle finestre, tenetene conto. La spesa per la modifica è irrisoria, praticamente nulla. Se qualcuno vi regala questa rete metallica, avete risolto il problema. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ringrazio per averlo visto e alla prossima.